I bitcoin non sono tutti uguali, infatti alcuni hanno una storia e altri no. Quelli che non hanno una storia vengono definiti vergini e hanno un maggior valore perché c'è una domanda specifica di mercato per questi bitcoin vergini che sono pochissimi. La storia al completo l'abbiamo raccontata sul Cryptonomist, ovviamente vi metto il link in descrizione. Ebbene, i Bitcoin vergini sono quelli che hanno una cronologia delle transazioni pulita o addirittura nessuna cronologia delle transazioni. Che cosa significa? Significa che tutte le transazioni cosiddette on-chain di Bitcoin sono registrate sulla blockchain pubblica, quindi è possibile andare a controllarle e a risalire all'intera storia di tutte le transazioni in cui è stato coinvolto un particolare Bitcoin o un particolare Satoshi. Il Satoshi è l'unità minima di Bitcoin, pari a un 100 milionesimo di Bitcoin. Cioè, nella blockchain pubblica sono registrate tutte le transazioni on-chain di Bitcoin, quindi escluse ad esempio quelle solo su Lightning Network quando non avvengono per l'appunto on-chain. E quindi è possibile andare a verificare quando è stato creato, ad esempio ad oggi vengono creati 12,5 Bitcoin ogni circa 10 minuti, e poi seguirne tutti gli vari spostamenti da un indirizzo all'altro. Ora, alcuni di questi spostamenti, alcune di queste transazioni sono frutto di attività illecite, sono tenuti sotto controllo dalle autorità e a volte i bitcoin che provengono da queste attività possono anche essere bloccati o confiscati. Per carità, nessuno può venire sul vostro wallet di proprietà a far niente e se voi avete dei bitcoin che appartengono a questa categoria e li volete inviare ad un altro indirizzo di un'altra persona, nessun problema. Quindi se voi usate bitcoin così come è stato pensato, cioè P2P, da peer to peer, da pari a pari, da persona a persona, non c'è nessun problema. Ma se li usate attraverso un intermediario, come può essere un exchange in cui voi potete cambiare i bitcoin in euro e gli euro in Bitcoin, ebbene questi exchange sono in genere regolamentati o comunque dovrebbero esserlo e quindi soggetti alle regole anti-riciclaggio che vengono imposte dagli stati. Questo significa che questi intermediari riconosciuti e regolamentati dello Stato possono intervenire per, diciamo così, sequestrare eventuali Bitcoin che provengono da attività illecite oppure possono anche rifiutarli. Ora però esistono alcuni bitcoin che non hanno una storia, oppure che hanno una storia di transazioni assolutamente pulita. Quelli che non hanno una storia sono quelli appena minati e mai utilizzati, quelli che sono stati creati sull'indirizzo del miner che ha usato per minare il blocco e rimangono, se rimangono lì e non vengono usati, sono cosiddetti bitcoin vergini, cioè che non hanno una storia, non sono mai appartenuti a nessuna transazione, sono stati creati, messi sull'indirizzo e basta. Esistono anche degli altri, sempre definiti vergini, che hanno una storia di transazioni assolutamente pulita. Però, come potete ben capire, i bitcoin che sono stati minati e poi sono fermi e però sono usabili, non sono andati persi. E quelli che hanno una storia delle transazioni assolutamente pulita sono pochissimi, la maggior parte hanno una storia, sono stati parte di più transazioni, ma non si ha la certezza che queste transazioni siano pulite. Quindi non è che esistono bitcoin vergini e bitcoin sporchi, esistono bitcoin vergini e bitcoin non vergini. All'interno della immensa categoria dei bitcoin non vergini ce ne sono anche alcuni che sono per l'appunto sporchi. Però qual è il problema? È che è difficilissimo per una persona comune riuscire ad andare a controllare tutte le transazioni in cui è stato coinvolto un bitcoin o in cui sono stati coinvolti dei satoshi. E quindi per tagliare la testa al toro ci sono delle persone che cercano dei bitcoin vergini, quindi sicuramente puliti. Sono pochissimi e quindi c'è una domanda di mercato specifica per questi bitcoin vergini, cioè puliti.
Questo fa sì che questi Bitcoin vergini abbiano un valore maggiore degli altri. Si stima tra il 10 e il 30% in più a seconda anche dei momenti. Quindi chi ha la possibilità di avere in portafoglio, cioè sul proprio indirizzo, sul proprio wallet, dei Bitcoin per l'appunto puliti, quindi con nessuna transazione, oppure con pochissime transazioni sicuramente pulite, ha in mano dei Bitcoin che valgono un pochettino di più e potrebbe trovare dei compratori disposti a pagarglieli un pochettino di più. Per carità, se usate i vostri Bitcoin così come sono stati pensati, cioè per essere scambiati direttamente tra persone o comunque, cioè, diciamo, tra utenti senza intermediari, tutto questo discorso probabilmente non vi interessa, a meno che non siate dei miner e abbiate dei Bitcoin minati. Ma se invece utilizzate degli intermediari, come però possono essere anche i normalissimi exchange, quelli che consentono lo scambio con valute fiat e quindi devono per forza chiedere la verifica dell'identità e rispettare le regole, allora c'è un rischio, però questo rischio sinceramente è limitato, ok? Che possiate avere qualche problema. In realtà io personalmente non ho mai visto nulla del genere, non ho mai visto un exchange bloccare dei Bitcoin a delle persone che li usano, diciamo, legittimamente. Ho però saputo di alcuni Bitcoin, alcune transazioni che sono state, diciamo, bloccate, cioè sono stati non rese disponibili, non messe a disposizione, non usabili nel caso in cui fossero frutto di note truffe o noti furti. Inoltre, ricordatevi che al giorno d'oggi esistono anche le transazioni off-chain, cioè transazioni di Bitcoin che non avvengono su blockchain grazie a Lightning Network e ai wallet Lightning Network. Quindi diciamo che questa questione è un po' in questo momento borderline, nel senso sì c'è, però come dicevo prima, non è un caso che il maggior valore di questi Bitcoin vergini sia molto contenuto, come dicevo prima. Tra il 10 e il 30% si stima non molto di più, perché è vero che sono pochi, è vero che c'è domanda, però insomma hanno un utilizzo specifico abbastanza limitato. Tra l'altro, in futuro si pensa che le transazioni off-chain, cioè non registrate sulla blockchain pubblica, attraverso il Lightning Network saranno sempre di più, quindi non possiamo nemmeno definirlo problema. Questa questione nel corso del tempo dovrebbe ridursi sempre di più, quindi probabilmente il valore di questi Bitcoin vergini potrebbe addirittura diminuire più che aumentare. Anche perché di questi Bitcoin vergini ne vengono generati in continuazione 12,5 ogni 10 minuti. Certo, in genere chi mina Bitcoin, visto che spende moltissimo in energia elettrica, questi Bitcoin che riceve in premio li usa subito, quindi fa delle transazioni. Però magari una parte potrebbe iniziare a non usarla, cioè a minarla, averla, ottenerla come premio, registrarla sul proprio indirizzo e tenerla lì proprio per poi magari rivenderla ad un prezzo superiore a chi ha bisogno di Bitcoin vergini. Secondo me, in tutta questa vicenda c'è anche una sorta di morale della favola, ovvero guardate che la tecnologia dei Bitcoin è davvero complessa ed è davvero differente rispetto a quello che siamo abituati al passato, rispetto alle vecchie monete fiat. Nelle vecchie monete fiat ci sono gli euro vergini, gli euro sono tutti uguali. Per carità, ci sono alcune transazioni che vengono seguite dalle forze dell'ordine perché sono frutto di attività illecite. Però non è che sul mercato, se voi andate non so bene dove, trovate degli euro vergini. Ad esempio, i contanti non sono tracciabili, quindi tutti i contanti in euro, le banconote hanno questa caratteristica. Invece in Bitcoin, dove non esistono le banconote, dove tutte le transazioni sono tracciate quando vengono creati dei nuovi Bitcoin, ecco che c'è una nuova questione, ovvero un nuovo piccolo mercato parallelo di questi Bitcoin che non sono mai stati usati o sono stati usati solo per transazioni pulite e quindi vengono considerati puliti. Poi, come al solito, ricordatevi che se avete ancora dei dubbi o delle domande, potete sempre scrivermi via email perché via email io rispondo sempre a tutti. Un saluto, ciao!